Io ho iniziato nel 2006, ho fatto il corso, ho cominciato come tutti da zero, non sapevo fare niente e piano piano ho fatto la mia strada, ho imparato a conoscere le montagne, il cielo, le condizioni meteo e per fare pian piano distanza fino ad arrivare a fare i voli un pochino più lunghi e a esplorare questo mondo del volo veleggiato. Il volo a vela è il volo che sfrutta le condizioni meteorologiche, le ascendenze naturali che sono fortemente legate a quello che è l'orografia, la meteo. Mi ricordo in particolare di una volta in cui sono riuscito ad arrivare nel sud della Francia quasi per caso, diciamo. Ho trovato delle ascendenze molto belle. Quasi senza difficoltà sono arrivato molto più lontano di dove pensavo arrivare. La programmazione del volo, prima di tutto, include proprio lo studio degli atterraggi e degli alternati. E se dovesse succedere che in uno spostamento non trovo più la corrente ascensionale, semplicemente vado ad atterrare in un altro aeroporto dove magari trovo un traino o un aereo col cavo che mi può riportare a casa. Oppure chiamo i miei amici che con un carrello trainato dalle auto sono contentissimi di venire a prendermi perché gli sarà pagata la cena e si farà un po' più tardi, ma fa parte del gioco e forse anche la parte più bella, più interessante, dove non ci sono certezze così matematiche nella programmazione del percorso, ma la variabilità fa parte un po' del divertimento. Sono un decollo di 27, bel vento da ovest, promette bene la giornata, speriamo. L'età a cui ho iniziato a volare non è stata quella giovane, ho iniziato che avevo ormai quasi 40 anni. La passione però parte da lontano, parte da, posso dire, da piccolo, quando a casa voi piloti mi facevate la prima virata al traino sul tetto di casa e stavo lì col naso per aria a guardare, a pensare, a immaginare. Poi c'è stata una parentesi giovanile di parapendio e poi tutto è rimasto appeso lì per vari motivi, vedi il lavoro, vedi la famiglia, vedi tante motivazioni, con questa passione, chiamiamola latente, che finalmente nel 2011 i vari incastri di impegni hanno permesso appunto la partenza del gioco. Quando uno immagina di venire a volare vede veramente solo una microscopica parte di quello che poi realmente è il volo. Facendo il corso inizia a scoprire soprattutto la tecnica di pilotaggio, inizia a scoprire le cose più meccaniche, diciamo così, e poi confrontandosi con i piloti esperti, con piloti che hanno svariate ore di volo, tanta esperienza, parlando con loro, le ore passate anche al bar, inizia a scoprire cos'è veramente il volo in Aliante. Quindi non è il cielo di Aosta vedere atterrare e decollare un Aliante, ma il volo evidentemente va molto più lontano. Io ho fatto tanta montagna, vado ancora in montagna a piedi, facendo dello sci alpinismo, facendo dell'attività a terra. Vedere le montagne dall'alto, forse ancora più per persone che frequentano la montagna, è davvero una cosa splendida. Si scopre veramente tanto territorio che, pur avendo camminato tanto in Valle d'Aosta, non si immaginava nemmeno che esistesse. Questo è un altro dei piaceri che il volo fornisce, penso, un po' a tutti noi. I controlli pre-volo sono una parte molto importante già del volo, anche se si effettuano prima di decollare. Nei controlli pre-volo si controlla tutta la parte strutturale dell'Aliante per verificare che non ci siano delle crepe dovute a atterraggi pesanti. Poi si controllano gli strumenti di volo, questo ad esempio è il tubo di pitot, trasmette la pressione dell'aria agli indicatori interni per visualizzare la velocità. Poi si controlla il bordo alare per verificare che non ci siano delle crepe. Molto importante è controllare il movimento degli alettoni, che sono fondamentali in volo per virare. Si prosegue lungo l'ala e si arriva alla parte della fusoliera della carlinga, si fa lo stesso controllo, si passa al timone, ai timoni di coda, si verifica che il timone di coda sia collegato correttamente. Controllano i diruttori che siano fissati bene,
anche le loro molle qua sotto. Adesso bisogna controllare il paracadute e il cavo di traino. Si controlla il paracadute, che è un equipaggiamento di sicurezza, e si controllano le cinghie che siano correttamente attaccate, e si controlla all'interno questi ganci che siano tutti in posizione. Poi si controlla il cavo di traino per vedere che i nodi siano ben stretti o che non ci siano lesioni qua e anche in questa parte. Una delle altre prove da fare è la prova radio. Ho stagliante India Victor Delta Alfa Alfa per prova radio. India Alfa Alfa Ossa, forte e chiaro. Il primo passo da fare per iniziare il corso per diventare piloti di volo a vela è andare a fare una visita medica che attesta le capacità fisiche che serviranno per conseguire il brevetto. Poi bisogna andare all'aeroclub, iscriversi, e si inizierà assieme agli istruttori questo corso, che è suddiviso in più missioni e ogni missione ha un obiettivo specifico. Il primo volo solista è quello che un pilota in teoria si ricorda per tutta la vita, perché è la prima volta in cui lui da solo fa tutta la procedura di volo, fin dal decollo all'atterraggio, e quindi è lui il responsabile diretto del volo. E quando incomincia a staccarti da terra al traino, incomincia a sentire sia la pressione della responsabilità del volo, però dall'altra parte sei anche molto felice perché si prova una forte sensazione di libertà che solo il volo può darti. Io ho iniziato 12 anni fa a volare e da lì mi sono prefisso di riuscire a fare dei voli sempre più lunghi e più distanti e fuori valle. Con la giornata bella tutti prenotano gli alianti, specialmente i piloti più forti, e tante volte non riesci a volare. Avendo un aliante mio ho la possibilità di seguire loro in questi voli e imparare dai piloti migliori. Per fare i voli di distanza la cosa più importante è pianificare il volo, perché nel momento in cui tu passi, diciamo, tra virgolette, le colonne d'Ercole, i colli della Valle d'Aosta, devi avere delle certezze, devi sapere dove devi, in caso di basso, dove andare a atterrare, devi sapere sempre, in ogni caso, dove sei, ed essere sempre in efficienza su dei posti atterrabili. Pertanto la preparazione del volo, secondo me, è la cosa fondamentale che ti dà più tranquillità in assoluto. Ti trovi da solo nell'abitacolo del tuo aliante in posti sconosciuti che magari hai visto solo sulla cartina o tramite Google Earth, e quindi la tensione e l'ansia è notevole. Infatti la bellezza di questo sport è proprio riuscire a coniugare tra virgolette questa paura, trasformarla in performance. Quindi sì, il volo è finalizzato alla performance, però c'è l'aspetto anche del volare, che io trovo veramente piacevole, voglio coniugare le due cose, quindi sì, la distanza, ma soprattutto il piacere di volare in queste bellissime montagne della nostra valle. Come vola un aliante? Innanzitutto vediamo come vola un aereo. L'aereo, quando vola, sull'aereo c'è un equilibrio di quattro forze, che sono il peso, la portanza, che è generata dall'ala, la resistenza aerodinamica, che questa è generata proprio dalla struttura, e la trazione, che è data dal motore. Queste forze devono trovarsi in equilibrio. Nell'aliante capiamo subito che ci manca un componente, non abbiamo la trazione, non c'è il motore. Come fa quindi la trazione a compensare la resistenza aerodinamica? Ebbene, questo è possibile con un piccolo espediente. L'aliante di fatto non vola mai perfettamente in orizzontale, l'aliante di fatto scende sempre. Si comporta come una massa su un piano inclinato. In pratica noi sfruttiamo una componente del peso per fare la nostra trazione. A noi interessa che questo angolo sia il più piccolo possibile, perché
se noi riusciamo a scivolare su un piano poco inclinato, riusciamo con la stessa perdita di quota, noi riusciamo ad andare più distanti. In particolare notiamo queste ali molto allungate, questa fusoliera molto molto sottile, molto affusolata. Ebbene, tutte queste caratteristiche ci permettono di avere un'efficienza aerodinamica molto elevata, ed è questo che ci permette di avere un angolo. In pratica noi riusciamo ad avanzare pur essendo su una rampa molto molto dolce, e questo ci permette di fare molta strada perdendo poca quota. Questo è il segreto dell'aliante, è così che si vola. Cosa si può fare con un aliante? Con un aliante normalmente si fa volo di distanza, l'attività principale è quella, ma si possono fare altre cose. Per esempio questo aliante, la SK21, che è un aliante scuola, è semiacrobatico. In aliante è possibile fare acrobazia. Ci sono delle macchine apposta con caratteristiche precise, soprattutto di robustezza, una robustezza superiore alle altre macchine, ma è possibile fare acrobazia in aliante. Una delle prime acrobazie che si fanno è looping. Looping è una manovra molto semplice, però bisogna farla comunque in maniera giusta, che quindi non vada a creare alla struttura dell'aliante delle sollecitazioni. Adesso facciamo un Fisler. Adesso facciamo un tonneau. A Osta gli ante whisky alfa in prenotazione. I record sono due, uno è di quota e l'altro è di distanza. Il primo di quota è fatto praticamente in Val Bénit, e avevo raggiunto una quota di 10.545 metri. È un record che è stato certificato dalla Repubblica Italia. Mentre l'altro record, quello di distanza, nel gergo tecnico si dice un percorso farfalla, nel senso che è un percorso che ha tre punti di virata, e nello specifico erano 1.115 km con la partenza da Aosta. Il primo punto di virata fatto a Tirano, in Valtellina, poi ritornato a Courmayeur, poi lasciato Courmayeur, andato verso Merano, esattamente a Lana di Merano, e il ritorno da Aosta, il tutto percorrendo 1.115 km. Il pilota di volo a vela naturalmente all'inizio deve imparare a pilotare, perché se non sa pilotare non può poi fare niente. Quando ha acquisito una buona tecnica di pilotaggio, inizia a pensare a quello che sarà il vero volo a vela, e cioè spostarsi e fare distanza. Deve sapere innanzitutto che il motore di tutto questo è il sole. Quindi il nostro pilota va sul costone soleggiato, trova la termica, sale e, se tutto va bene, arriva a base nube. Dalla base nube inizia poi
una planata che lo porterà ad un'altra base, a un'altra base, e nelle giornate particolarmente fortunate si formano addirittura delle strade di cumuli, delle strade di cumuli che lo portano anche molto lontano. Questo per il volo in condizioni di termica, ovvero sia non in condizioni di vento. Un altro modo di volare in aliante è il volo col vento. Il volo col vento è abbastanza diverso dal volo in termica, in genere viene scoperto dopo perché è un volo più complicato. Le condizioni sono queste. Qui ho rappresentato la catena montuosa, il vento che spira e incontra questa catena montuosa è costretto a salire, e quindi qui si forma un'ascendenza che noi chiamiamo dinamica. Se l'aliante si posiziona in questa zona, è costretto a salire assieme all'aria. In genere sono salite abbastanza belle e dolci. In questo punto, siccome l'aria risale, si formano delle condensazioni che possono essere dei cumuli, come abbiamo visto prima, però pettinati dal vento, oppure questo tipo di nube che è una lenticolare. Quindi si fanno delle grandi altezze in queste configurazioni, e soprattutto si possono fare dei voli di grande distanza. Anche quest'anno ad Aosta c'è stato un afflusso di piloti di aliante stranieri per via delle condizioni particolari che solo qui ci sono, o meglio, solo qui sono così intense nelle Alpi. Di piloti tedeschi prevalentemente, poi ci sono 10 finlandesi e un signore che viene da Tel Aviv, un signore israeliano. Tutti sono venuti qui per sfruttare particolari condizioni di salita dovute al vento e per godersi il meraviglioso panorama che la valle offre. Il compito del servizio informazioni volo all'aeroporto di Aosta è quello di informare gli aeroplani e gli elicotteri presenti nello spazio aereo valdostano del traffico presente. Un altro compito importantissimo è quello di fornire il servizio di allarme, ossia di ricerca e soccorso in caso di necessità. Durante questo periodo, che va da marzo ad aprile, abbiamo gli stage alianti dei piloti tedeschi, olandesi, finlandesi che vengono apposti in Val d'Aosta per sfruttare le condizioni climatiche particolari presenti in valle. Nell'attività di volo a vela una parte sicuramente importante lo svolgono i trainatori. Il nostro lavoro consiste praticamente nel far decollare gli alianti, portarli in quota in determinate zone dove i piloti di volo a vela ci chiedono o dove riescono a trovare le condizioni giuste per poi poter veleggiare, e a quel punto loro in maniera autonoma decidono di sganciarsi e di proseguire il loro volo, e noi praticamente ritorniamo in pista per l'atterraggio. Io ho iniziato a fare il trainatore qualche anno fa ed è un'attività che mi piace perché ci permette di mantenere un buon esercizio, soprattutto per quello che riguarda i decolli e gli atterraggi, e quindi ci permette a noi piloti di volo a motore di mantenere proprio la mano, la dimestichezza con l'aereo. Come trainatori vogliamo generalmente da soli, quindi senza passeggeri, eventualmente si può volare in coppia solo durante dei check oppure durante appunto l'abilitazione, l'addestramento da parte di un istruttore nei confronti di un altro trainatore. Ho iniziato 3 anni fa a volare, ho iniziato a fare il corso. L'incontro col volo è stato occasionale. Ho incontrato un istruttore che era amico di amici, mi ha portato in volo, ho provato questa esperienza,
Inizialmente non è stata brillante perché pativo il mal d'aria, quindi sono scesa che ero abbastanza verde. Però poi le emozioni erano talmente forti che ho voluto riprovare, mi sono appassionata e quindi mi sono iscritta al corso. Ho iniziato e continuato a volare e da allora non c'è una fine. Il volo è un insieme di emozioni che ti coinvolgono e di cui ne hai bisogno sempre, quasi fosse una droga o un'esigenza proprio per stare bene.